Era da tanto che non si faceva vivo e lo ritroviamo qui in un pezzo curioso, in un featuring piuttosto curioso, ma sono davvero molto in hype, ragazzi, davvero molto in hype. Buona gente, bentornati nel canale, qua è Dani, oggi siamo qui con un nuovo video reaction. È bella fast oggi perché abbiamo solo una traccia a cui reagire, ma che traccia! Che traccia, signori. Dopo tanto tempo torna a farsi sentire il buon da Supreme e torna con un featuring, anzi meglio, è un featuring nel disco nuovo di Gazzelle dal nome Ok. Titolo particolare, va bene, ok. La traccia in questione si chiama Coltellata. Io direi di partire subito con l'ascolto, sarà una reaction molto veloce, molto fast. Vi invito a lasciare un bel mi piace, condividere il video, insomma, iscrivervi soprattutto al canale perché voglio arrivare ai 40.000 iscritti entro fine mese, ragazzi, dai che ce la facciamo. Signori, non mi perdo in altre chiacchiere, direi di mettere play e ascoltare sta traccia. Vai! Penso quante volte non ti ricordavi neanche il mio nome, mentre la testa ti esplode, sali su un ascensore e torni a casa. Con uno sconosciuto che non parla, non chiama e non ti ama, la coltellata. Molto strano, eh? Eccolo! Questa che non saperne ma il motivo mi inizia quasi a mancare. Oh no, porca troia, tanti depressivi, perché a dove ma chi è questo? Ehi, che strana. Minchia, mamma mia, era da tanto tempo che non mi trovavo così tanto in difficoltà. Sono onesto, mi trovo davvero in difficoltà a parlare di questa traccia. Per quale motivo? Perché mi ha talmente tanto colpito e sorpreso che non riesco neanche a capire se mi sia piaciuta o no. Ma non è che non mi è piaciuta, perché questa qua sicuramente, riascoltandola altre 3-4 volte, poi ti rimane in testa e te la canti tutto il tempo. Però vi giuro, con il primo ascolto sono rimasto perplessissimo. Non so davvero cosa dirvi di questa traccia. Sicuramente troviamo un Davide fuori dalla sua zona di comfort. Questo mi sembra ovvio. Non era roba sua questa, è la prima volta forse che lo sentiamo in un qualcosa del genere, qualcosa di simile. Che genere era sta roba qui? Mi sembrava comunque pop, forse indie anche, non lo so. Però era molto pop come traccia, una traccia super da radio questa qui, Questa super radio. Io, per dirvi, Gazzelle comunque non lo ascolto, non è un cantante che ascolto. Non so quanta roba sua io abbia effettivamente ascoltato in vita mia, quindi metto un po' le mani avanti, quindi non conosco il suo mondo. Tra l'altro però noto che da Supreme è l'unico featuring che ha all'interno di questo suo nuovo disco, e Gazzelle mi sembra comunque un artista che va a prendere tutt'altra fanbase, tutt'altro pubblico, ecco, meglio. E inserire nel suo unico disco da Supreme è una mossa particolare, ma che ci può stare, perché comunque porta da Supreme ad un pubblico completamente diverso dal suo, e viceversa il pubblico di Gazzelle va a scoprire un artista come da Supreme. Quindi sotto questo punto di vista c'è davvero un bello scambio molto interessante. Però la canzone, ragazzi, vi giuro, ho bisogno di riascoltarla, ma sono sicuro che riascoltandola più volte non dico che potrei farla finire in playlist, ma quasi, perché aveva un bel mood, aveva davvero un bel mood. Poi con quel, penso si dica roll di batteria, non ne sono sicurissimo, non sono purtroppo un intenditore di ste robe, però insomma c'era quella batteria che faceva partire il drop, insomma, che lanciava al drop, molto bella quella. E poi per quanto riguarda il testo, vi giuro, mi ricordo poco, ma anche perché si sentiva, non dico male assolutamente, però non si sentiva troppo bene quello che diceva Davide. Insomma, si sa che c'è questo piccolo problemino quando c'è lui, però quindi sotto quel punto di vista dovrei riascoltarmela sicuramente anche. Però boh, ragazzi, io davvero non ho altro da dirvi. Questa reaction mi ha lasciato abbastanza spiazzato, sono molto perplesso, ma super curioso per un secondo, terzo riascolto. Quindi io vi invito a rimanere connessi qui con me sul canale. E ragazzi, direi che ci possiamo salutare. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, ditemi cosa ne pensate di questa traccia sotto nei commenti. Io vi aspetto, ci vediamo, statemi bene, bella.